Finalmente viene sistemato il canale di Gronda di Villaggio Mosè. Sì, questo canale di Gronda era stato oggetto di segnalazioni da parte del comune a noi l'anno scorso e faceva il seguito a decine di segnalazioni, a quanto pare, di cittadini di questa zona del Villaggio Mosè, perché questo canale di Gronda era totalmente intasato, anzi in alcuni casi la memoria era stata cancellata. Quindi abbiamo ripristinato questo canale con un progetto fatto dal mio ufficio, congiuntamente all'attività del comune di Agrigento ovviamente, con fondi regionali. Abbiamo realizzato circa 300 metri di canale, che è stato da 2 a 3 metri di altezza completamente liberato da alberi, rifiuti, fanghi, massi, e queste acque raccolte vengono convogliate adesso nel collettore fognario preesistente e quindi bypasseranno compiutamente tutto il Villaggio Mosè senza creare più danni. Adesso spetta al comune i lavori ordinari? Sì, la manutenzione ordinaria è quella che deve essere auspicata in questo canale come così in altre attività. Capisco le difficoltà che tutte le amministrazioni hanno, ma dobbiamo fare tutti gli sforzi, l'amministrazione e i cittadini, di far sì che questa struttura, come le altre, venga salvaguardata per la sua funzionalità. La Protezione Civile è stata attiva anche in altri lavori, per esempio in via Santa Rita? Sì, anche oggi stiamo completando l'esecuzione dei lavori del ripristino di via Santa Rita, in cui un tratto era crollato, da 2 anni c'è un'ordinanza di chiusura, oggi la strada è riaperta al traffico, abbiamo realizzato le opere murarie per il ripristino di questo corpo stradale, abbiamo consolidato una parete rocciosa che minacciava di crollare sulla strada, quindi anche questo segnale è stato dato, così come oggi stiamo completando la pulitura di alcuni tratti della foce del fiume Drago, del fiume Agagas, del fiume Caos, già l'abbiamo completato l'anno scorso, così come con gli stessi programmi, gli stessi fondi abbiamo realizzato già l'intervento in via Seneto, in via Petrarca. Abbiamo dato una grande attenzione al comune di Agrigento perché i problemi erano innumerevoli, ma abbiamo avuto anche la fortuna di recuperare le somme, le risorse grazie al bilancio regionale. Lei è stato uno dei primi a denunciare il disagio di questa zona, finalmente i lavori sono stati fatti. Per questo aspetto, rischio, per questo rischio idrogeologico sono stato certamente il primo, non voglio attribuirmi merito di altre cose che peraltro non sono state fatte, perché era un continuo pericolo ogni volta che pioveva, a parte il rischio ambientale che quello ora permane, perché mentre la Protezione Civile si è soffermata al rischio idrogeologico come è nelle sue competenze, per il comune è assente. Non ha mai pensato di fare pulire questo canale di Gronda, che è un ricettacolo di zanzare, di sporcizia e altre cose. Peraltro c'è qualche allaccio di qualche appartamento che probabilmente non è allacciato alle fogne comunali, per cui bisognerà ora approfondire questo aspetto.